Dai Balcani con amore di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Nella più importante vetrina dell'enologia mondiale, ovvero Vinitaly, saranno tra poco presentati 7 vini provenienti da 7 nazioni, 7 nazioni dei Balcani: Albania, Bosnia, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia. Sarà una prima mondiale, un'occasione per conoscere questi vini e le loro caratteristiche, ma anche l'occasione per unire i popoli dopo le note tristi vicende belliche che hanno sconvolto questi paesi nel decennio precedente. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuto. È un piacere avervi qui in questo che è veramente un evento, perché per la prima volta vengono presentati insieme 7 vini provenienti da 7 nazioni dell'areale balcanico. E vorrei dire quindi il vino come strumento di aggregazione tra i popoli. Non è una frase fatta, ma è un qualcosa nella quale anche la FISAR crede profondamente. E siamo presenti come federazione in Italia da oltre 40 anni, 74 delegazioni in tutta Italia, e ultimamente però abbiamo voluto dare un qualcosa in più. Abbiamo creato un ramo che si chiama FISAR International, che si occupa di fare formazione e promozione del vino in tutto il mondo. Come nasce l'idea di far conoscere questi vini dei paesi balcanici qui al Vinitaly? C'è questa nostra rappresentante sommelier della FISAR di Torino, Daliana Mekai, che è di origine albanese. Quindi l'idea è nata da lì, è stato fatto un viaggio, sono state incontrate delle persone e si sono creati tutta una serie di rapporti dove effettivamente avere l'opportunità di presentare, di fare una degustazione come quella che abbiamo fatto, era un'occasione a cui non potevamo rinunciare. Verranno serviti 7 vini per 7 nazioni. La selezione è stata fatta partendo da un presupposto abbastanza semplice, cioè individuare un vitigno autoctono. Quali sono le peculiarità di questi vini? Sono vini particolari perché provengono tutti da vitigni autoctoni dell'areale balcanico, vitigni poco conosciuti ma con un grande potenziale enologico. E sono vini importanti anche talvolta, vini invecchiati, per cui che sicuramente potranno stupire la platea. Sono 3200 articoli e ogni articolo è in inglese e in italiano tradotto. Lei si è presentato qua con una sua enciclopedia che parla di viti e di vini dei paesi balcani. Ho pubblicato questo libro 3 mesi fa, sono 870 pagine, 3200 articoli, 500 foto illustrative e c'è tutto del mondo vini viticolo. Le informazioni basi, le dottrine, i concetti, le pratiche sono tutte raccolte qui, soprattutto per l'Albania, che ha 20.000 ettari di vigneti e tante cantine, 100 cantine industriali, ma anche per tutto il mondo, qualunque che vuole sapere qualche cosa per il vino, come si produce, come si assaggia e così via. Lei è una ricercatrice di vitigni autoctoni dei paesi dell'est. Io ho selezionato il Prokupac della Serbia perché provengo dalla Serbia, è un vitigno antico, è un vitigno molto tannico, cioè il vino molto tannico, con un colore non molto acceso, si presta per l'invecchiamento. Qual è il ruolo dell'LVA in Albania? Allora, noi siamo presenti in Albania praticamente da 20 anni e io personalmente da 10. Negli ultimi 3 anni stiamo portando avanti un progetto finanziato dal Ministero Affari Esteri italiano per lo sviluppo della viticoltura albanese e non solo, perché ci sono altre componenti del progetto. Comunque un progetto di sviluppo agricolo. Nella parte, diciamo, viticola, l'obiettivo era quello della creazione di un consorzio di tutela per l'uva del Nord Albania. E il Calmet. E un anno e mezzo fa praticamente abbiamo avuto l'occasione di conoscere Rabacchino, che è venuto in Albania
assaggiare vini albanesi, è rimasto fortemente impressionato dai vini e quindi a novembre, che è venuto l'ultima volta, ha lanciato questa idea, noi l'abbiamo raccolta e perché conosciamo, diciamo, un po' la zona del Sud Balcani, per cui potevamo in qualche modo filtrare bene il rapporto con le cantine. In questo modo praticamente abbiamo instaurato i primi contatti con le cantine per la selezione dei vini di oggi. Il valore aggiunto dell'Albania sta nei vitigni autoctoni. Sì. Purtroppo dal crollo del regime adesso, in questi 20 anni, sono dovuti i viticoltori e le cantine praticamente partire da zero. Però anche solo negli ultimi 5 anni hanno fatto dei passi in avanti molto importanti e si possono presentare in un'occasione come quella di oggi dignitosamente a rappresentare sia il paese, l'Albania, ma anche, diciamo, a confrontarsi con altri paesi che magari dal punto di vista enologico hanno avuto più continuità. Credo che i risultati siano stati veramente interessanti ed emozionanti. E dal Balkan Wine Tasting è tutto.